Allora, ciao ragazzi, e finalmente si inizia la stagione dei cello video in gara. Oggi siamo a Mezio. Ci sposteremo a Torruca per la prima gara di Coppa Portoghese. Siamo con Loris. Dietro c'è Hannes che sta caricando. E niente, abbiamo fatto ieri il track walk, lo potrete vedere dalle Insta Story. E niente, vediamo un po' come vanno oggi le prove libere e domani gara, bisogna subito tirare tutto. È buona anche metà, è buona secondo me. Poi mi sono incartato dopo mille volte io, però fa niente. Bene. Ci siamo fermati qua su questo passaggio per vedere un po' le diverse linee degli avversari. Cavallo. Quella di sinistra è molto safe e veloce in egual modo, e anche questo caldo come un boiler, eh? Per me va bene a sinistra. Cavallo, cioè senza star lì a complicarsi la vita. L'ho fatto! Una chiusa di sterzo poi nella curva dopo a destra. Allora, c'è stato un attimo di salto temporale da ieri alle prove a oggi dopo la qualifica. Il perché? Mi ero fatto male al piede, quindi non ho più pensato a fare il vlog, però un attimo ho fatto un giro, era doloroso, ho voluto provare lo stesso a fare la qualifica con un po' di adrenalina e tutto, non andava nemmeno male. Ho fatto 3.01 a 19 secondi dal primo e fra qualche ora c'è la gara e si punta a spingere fin dal primo metro. Quello è da aggiustare. Ah, questo è il piede. Puttana, ma è in putrefazione quella roba. Tagliamo via un dito. Loris ha bucato e ha fatto comunque 2.56, tempo notevole. Gli altri mangiano un riso marcio di due giorni. Giralo, fammi vedere cosa c'è nella pentola. No, anche se lo giri non accade nulla. Dai, cazzo! Nevic! Vabbè, chiediamo a prima della gara. Ci sei? Sì, guarda. Io? 7-4, ok. Allora, nella tranquillità della nostra casa, traiamo le conclusioni della gara. Allora,
Tempo discreto, 2.55 a 16 secondi da Maurice Pierron, che ha vinto la gara. Considerando le mie condizioni del piede, del un po' tutto, sono abbastanza contento. È una buona notizia, ma c'è anche una cattiva notizia. I nostri compagni di stanza abbiamo scoperto che hanno il volo alle 7 del mattino, quindi dovremo partire verso le 3 e mezza. Ci vediamo nel prossimo video, che non so cosa sarà. Ciao.